chiamo Cinzia Pietribiasi, sono nata in Veneto ma vivo da parecchi anni a Reggio Emilia. Sono qui a Milano, a Zona K, in residenza. Dunque, il progetto ha un titolo, si chiama Padre d'amore, padre di fango. È un progetto che ho pensato nei miei pensieri da moltissimo tempo. E forse è proprio grazie all'Accademia a Brera che ho avuto il coraggio e gli strumenti per metterlo in scena, per metterlo prima in opera e poi in scena. Lo spettacolo racconta la relazione tra me e mio padre. È una storia assolutamente autobiografica, privata, familiare, piccola, che però vuole in qualche modo essere universale. Cioè, un padre ce l'abbiamo avuto tutti in qualche modo, un padre con cui fare i compiti anche a un certo punto. E io i conti li sto facendo un po' adesso e con questo lavoro, per cui faccio i conti in particolare con la storia di mio padre, che è una storia di tossicodipendenza. E quindi mio padre, appunto, per tutti gli anni 80 è stato tossicodipendente, e la storia di questa relazione è una storia di relazione a tre: io, lui e l'eroina. L'aspetto particolare forse del lavoro è che non è un racconto, non è neppure uno spettacolo di documentazione, documentario. È chiaro che la storia della tossicodipendenza c'è sottile dentro, però è la storia di una bambina che vede coi propri occhi cosa sta accadendo e racconta questo padre sempre più consapevole. Mano a mano che cresce diventa sempre più consapevole di chi è suo padre. Ho tentato veramente di tornare a quella bambina che osserva, vede e descrive in maniera quasi cinematografica. Quindi c'è un aspetto molto importante di suoni, di colori e anche di odori. Perché io, come tutti, ci ricordiamo molto gli odori delle case, degli appartamenti. Io ho girato tantissime case e infatti in questo senso l'aspetto odorifero, insomma, è un aspetto importante dello spettacolo. E qui ho chiesto a un amico profumiere di crearmi gli odori delle case, di ricrearmi gli odori delle case, che poi gli spettatori potranno odorare. L'aspetto invece sonoro musicale è portato avanti, insomma, un po' da una serie di vinili che sono di mio padre, proprio, sono proprio suoi, e poi da mia sorella, che è in scena, che è una cantautrice e ha creato ad hoc dei suoni e anche una canzone.